Buongiorno, siamo qui da Biella, dall'Istituto Gaulenti, nella classe terza MAT e oggi tratteremo il tema dei diritti delle donne. Rita Levi Montalcini nasce in una famiglia ebrea molto colta e trova così un terreno fertile per il suo futuro nella scienza. Si laurea in medicina chirurgica con 110 lode, specializzandosi in seguito in neurologia e psichiatria. In seguito alle leggi razziali del 1938, insieme alla sua famiglia, si nascose a Firenze, cambiando spesso abitazione per sfuggire alle deportazioni e così sfuggendo all'Olocausto. Neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, insignita del premio Nobel per la medicina negli anni 50, scoprì il fattore di accrescimento della fibra nervosa. È stata la prima donna a essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze, socia nazionale dell'Accademia dei Lincei e socia fondatrice della Fondazione della Scienza. Grazie alla sua longevità è stata la prima persona insignita del premio Nobel a raggiungere il secolo e dopo una vita di floride ricerche si spense nel 2009 all'età di 103 anni. Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930, è un'attivista politica e superstite dell'Olocausto. Dal 15 aprile 2021, presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo e istigazione all'odio e alla violenza. Il 19 gennaio 2018 è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale. Il 30 gennaio 1944 venne deportata al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che raggiunse dopo 7 giorni di viaggio. Venne subito separata dal padre, che non rivide mai più e che poi morì il 27 aprile 1944. Nel 1997 è stata fra i testimoni del film documentario Memoria, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, che fu solo uno dei tanti. Liliana dice: la politica che investe nell'odio è sempre una medaglia a due facce che incendia anche gli animi di chi vive con rabbia e disperazione, il disagio dovuto alla crisi, e questo è pericoloso. A me hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero. L'accoglienza rende più saggia e umana la nostra società. Emma Watson, nata a Parigi il 15 aprile 1990, è un'attrice attivista britannica. Ha raggiunto la fama mondiale dopo aver interpretato dal 2001 al 2011 il personaggio di Hermione Granger, co-protagonista della saga Harry Potter. Questa fu la sua prima recitazione importante dopo gli anni scolastici a Oxford e ciò fece acquisire molta fama a livello mondiale. Il 7 luglio 2014 viene nominata Goodwill Ambassador dagli United Nations Women e la direttrice esecutiva dell'agenzia ha dichiarato come l'intelligenza e la passione dell'attrice consentiranno di far raggiungere ai suoi coetanei il messaggio di uguaglianza. In questo ruolo istituzionale pronuncia presso l'ONU il discorso per il lancio della campagna He for She, dichiarandosi femminista. Nel 2014 Malala Yousafzai ha affermato di essere diventata femminista grazie al suo discorso pronunciato nel 2014. Sempre nel 2015 viene nominata tra le 100 persone più influenti dell'anno dal Time. E nel 2016 ha visitato il Malawi a testimoniare i progressi svolti per eliminare il matrimonio minorile e anche Bangladesh e Zambia per promuovere l'educazione femminile. Malala Yousafzai è un'attivista blogger pakistana ed è la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, per il suo impegno e per l'affermazione dei diritti civili e per il diritto di istruzione bandito dai talebani. All'età di 13 anni è diventata celebre per il suo blog, nel quale documentava il regime dei talebani pakistani, contrari ai diritti delle donne e il diritto di istruzione per i bambini. Durante la sua carriera è stata insignita di numerosi premi internazionali, grazie al grande spirito e ai suoi ideali. A dimostrazione della sua immensa forza di volontà e di riscatto, dopo essere stata colpita in un attentato e sopravvissuta nonostante le spietate ed aperte minacce, non ha mai smesso di protestare diffondendo i suoi messaggi a tutto il mondo. Quella sparatoria fu solo la prima di molte che la succedettero, ma nemmeno questa volta riuscirono a fermarla. La giovane Malala, grazie alla lotta per i diritti delle donne e bambini, non solamente nell'ambito dell'istruzione, è stata inserita in innumerevoli premi Nobel, senza considerare i moltissimi premi a lei dedicati in tutto il mondo.
Margherita Hack nasce a Firenze nel 1922 e dedica la sua vita alla divulgazione di opere scoperte nel campo dell'astrofisica. Dopo aver compiuto gli studi interrotti a causa della Seconda Guerra Mondiale, si laurea in fisica nel 1945. Fin da subito dedica all'astrofisica. È stata la prima donna italiana a dirigere l'Osservatorio Astronomico di Trieste, portandolo a rinomanza internazionale. Hack è stata anche direttrice del Dipartimento dell'Astronomia dell'Università di Trieste e un membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Ha lavorato presso numerosi osservatori americani ed europei ed è stata per lungo tempo membro dei gruppi del lavoro dell'ESA e della NASA. Ha ottenuto, grazie alle sue conoscenze, che la comunità astronomica italiana espandesse la sua attività nell'utilizzo dei satelliti. Hack non si fece solo notare per le sue attività scientifiche, ma si dilettò anche in campo sociale e politico. Ora parleremo di alcuni aforismi. Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano, a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due poteri, quello della spada e quello della penna, ma in realtà ce n'è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne. Malala Yousafzai. Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cos'è esattamente il femminismo. So solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino. Rebecca West. La rivoluzione più grande è in un paese, quella che cambia le donne e il loro sistema di vita. Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza 100 volte più grande. Oriana Fallaci. L'universo femminile si divide in due categorie, le donne e le mogli degli uomini. Charlotte Whitton. Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha. Marilyn Monroe. Si educhi un uomo, educhi un uomo. Si educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young. La cosa che ci dovremmo chiedere è come è vista la donna oggi. Una donna da libro, una donna da essenza o una donna da social, donna dall'apparenza priva di contenuti. Come disse Rita Levi-Montalcini, le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di dimostrare nulla, se non la loro intelligenza. Ma che dire delle donne immagine? Ci sono donne che hanno valore, che danno valore solo all'apparenza, a quella estetica, da copertina, che attrae solo gli uomini. La bellezza è spesso associata alla stupidità e alcune persone certo non fanno nulla per sfatare questo mito. Concludiamo riflettendo che fra queste donne c'è chi ha lottato per riappropriarsi della libertà che da sempre era stata privata. Donne che nonostante fossero oppresse dalle ingiustizie morali sono state capaci di emergere e gettare le basi del bene universale, come in medicina, nelle scienze e nella letteratura. Donne che hanno saputo rendere migliori le vite di oggi e senza distinzioni l'hanno fatto a beneficio di donne e di uomini. Donne che, temprate dalle difficoltà a loro ingiustamente imposte sin dalla nascita, hanno saputo infrangerle a discapito di se stesse e a favore di una nuova società. Nonostante le grandiose imprese e gli enormi successi, fra queste donne vi è una tragica analogia: ingiustizia, sofferenza e oppressione. E come scriveva Primo Levi, se questo è un uomo, ditemi se queste donne alla quale sono attribuibili gli stessi diritti. Vorrei dire un'altra cosa. Le donne, oltre ad essere discriminate da questa società maschilista, sono prese di mira doppiamente per la loro religione, come le donne islamiche, che si devono sentire da paesi come la Francia di non mettere il velo, di privarsi anche della loro libertà di indossare un velo che per loro è sacro. Una cosa assurda, privare una persona solo perché è donna ed è musulmana, è tempo che non solo le donne del mondo prendano una posizione, ma tutti coloro che hanno a cuore la libertà uniti contro una società oppressiva, sessista e xenofoba.